alla mia destra, notoriamente. Allora, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, scusate il ritardo con cui iniziamo questo nostro momento di incontro, che è finalizzato a raccontarvi e a dialogare con voi nel dettaglio sulle questioni che ieri sono state approvate come linee guida dal Consiglio dei Ministri in ordine all'appuntamento che avevamo preso entro il mese di luglio, e come al solito arriviamo all'ultimo giorno, sul tema dello sblocca Italia, che non è semplicemente legato alle questioni dei cantieri e delle infrastrutture, ma che è molto più ampio anche rispetto ad alcune anticipazioni di questi giorni. Poi, rigorosamente da sinistra verso destra, Federica, Maurizio, Piercarlo e Graziano avranno modo di entrare nel merito e nel dettaglio. Ma è appunto un ragionamento molto più ampio e interessante. Abbiamo deciso se è il 27 o il 28, poi il CDM ancora non abbiamo deciso, o il 27 o il 28 agosto, in occasione del Consiglio dei Ministri che faremo, che potrebbe essere il primo alla ripresa, vediamo se sarà il primo oppure no, avremo modo di approvare tanto un decreto legge quanto un disegno di legge delega sui provvedimenti urgenti che vanno ora in consultazione, come tutte le cose che abbiamo sempre fatto. Cioè, noi apriamo ai cittadini la possibilità di intervenire, di discutere, di dialogare. Ovviamente non so quanti saranno i cittadini che il 14 agosto avranno voglia di dialogare con noi all'indirizzo rivoluzione@governo.it, che è sempre il solito, così non andiamo ad aprire nuove caselle di posta elettronica, ma è molto interessante, io credo, è importante che anche su questo tema ci sia la possibilità di confrontarci e di discutere. Questo lo faccio con una brevissima premessa, poi sarò rapido, prendo tre domande sulla politica generale, se no Sensi mi licenzia, e poi interveniamo sulle cartine, gli eventi, gli interventi, le spiegazioni nel merito dei 10 punti che sto per illustrarvi. Però potrà sembrarvi strano che proprio mentre si sta discutendo delle riforme noi siamo impegnati a definire il primo giorno del mese di agosto un provvedimento come quello sulle infrastrutture. Qual è il collegamento? Potrà domandarsi qualcuno di voi. È un collegamento che per noi è molto netto, chiaro e evidente. Le riforme che stanno andando avanti, naturalmente io sono molto soddisfatto di questo, spero che il clima di dialogo di queste ultime ore consenta di recuperare anche la settimana prossima, che sarà quella conclusiva, si possa conclusiva del primo di 5 giri, di 5 passaggi parlamentari, però si possa discutere e dialogare nel dettaglio. Ma le riforme servono esattamente a dire che il Paese inizia un percorso di cambiamento strutturale che consentirà agli italiani e all'Italia di guidare non soltanto la ripresa, ma di essere protagonisti nel mondo globalizzato. Vedo dati preoccupanti, ci siamo confrontati anche stamani mattina con Piercarlo e con i tecnici sia della Ragioneria che del MEF che di Palazzo Chigi sulla situazione, diciamo, di macroeconomica europea e italiana, la crescita che ancora non fa i risultati che sarebbero importanti e preziosi, e lavoreremo di più perché questo accada. Però c'è un elemento forte: l'Italia ha le condizioni per ripartire in modo straordinario, è già ripartita. Noi dobbiamo incoraggiare questa ripartenza, e la ripartenza naturalmente non potrà avvenire necessariamente ad agosto, per cui gli italiani vadano in ferie tranquillamente. Ho visto oggi che i dati sulle partenze intelligenti, gli italiani sappiano che se anche qualcuno di noi resterà ad agosto a lavorare, lo fa proprio perché a settembre ci sia una sorta di grande ripartenza col botto, ma che si godano le vacanze, le vivano con grande tranquillità, naturalmente chi le può fare, chi sì, per mille motivi. Noi ad agosto staremo a completare questo pacchetto dei 1000 giorni che nel caso dello sblocca Italia ha 10 capitoletti che valgono qualche decina di miliardi di euro, che sono: il primo, lo sblocca cantieri, poi Maurizio vi farà vedere anche alcune cartine, immagini, magari so se potremo anche dargliele, con le grandi e piccole opere ferme e già finanziate che sono sbloccabili semplicemente con le semplificazioni.
o con l'intervento ad hoc su problemi burocratici o procedimentali. Pensate che questo attiva risorse per circa 30 miliardi di euro, il 57% di risorse private, quindi fuori dal patto di stabilità, fuori da tutti i problemi. Secondo lo sblocca comuni, ho chiesto ai sindaci: dateci un elenco delle vostre problematiche. 1976 comuni hanno risposto, di questi più o meno un terzo pongono semplicemente dei problemi procedurali. C'ho la sovrintendenza che blocca questo, mi manca il parere del concerto, dell'accordo, del... Cioè, un terzo di questi ha semplicemente da sbloccare la procedura, un terzo chiede soldi e casca male, e un terzo invece ha altri problemi che sono affrontati, ma che danno il segnale di un'amministrazione statale che si fa carico del problema dei comuni. Terzo punto, lo sblocca reti. Quando vi diciamo che non è soltanto una questione di strade, cantieri e cemento, anzi asfalto più che cemento, vorrei farvi notare che in questo pacchetto le facilitazioni e le semplificazioni per la posa in opera di reti legate alla banda larga e alla banda ultralarga, su cui l'Italia deve recuperare un piccolo gap, e misure di agevolazione fiscale perché i privati possano investire nelle cosiddette aree bianche, sono quelle fuori mercato. Le autostrade del futuro, ce lo diciamo sempre, sono le autostrade tecnologiche dell'ICT. Quarto punto, lo sblocca porti. Noi abbiamo un sistema portuale italiano che è stato privato di una decisa scelta. Quali sono i corridoi che sono i corridoi infrastrutturali e logistici sui quali scommettiamo? Perché oggi una nave ci impiega 5 giorni in più e va a Rotterdam anziché fermarsi a Genova, a Trieste o a Gioia Tauro? Non sarà possibile, ovviamente, per i volumi arrivare a quelle cifre lì, ma lo sblocca porti ha il senso di fare finalmente chiarezza su questo tema. Lo sblocca dissesto, sono 570 cantieri pronti per un totale di circa 650 milioni di euro, è un primo tema. Il secondo tema è quello legato alle opere idriche, depuratori, reti e collettori fognari. Io sono un po' fissato sul collettore fognario perché lo ritengo un'opera che gli amministratori locali non considerano perché non si vede, sono i tuboni sotterranei che portano, diciamo, ciò che potete immaginare, ma sono fondamentali. Noi entriamo in un giro di infrazioni comunitarie il 31 dicembre del 15 se non le abbiamo, a parte una città importante che è tra Calenzano e Le Sieci, che ha fatto tutto grazie a una brillante amministrazione in passato, non molte sono le città che hanno risolto questo problema. Io l'ho avverto come centrale. Ci sono 104 cantieri che devono essere aperti entro la fine dell'anno sui depuratori, collettori e reti fognarie. E infine, collegata a questi due punti, il tema su cui già nel DL66, che è quello sugli 80 euro, abbiamo inserito una norma, ma che adesso diventa ancora più operativa, la riduzione e aggregazione delle aziende di società pubbliche che fanno servizi pubblici locali, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea, con l'introduzione di poteri sostitutivi in capo al governo centrale in caso di inerzia. Caro comune XY, se non stai facendo il depuratore o il collettore o la rete fognaria o il collegamento con la rete fognaria perché l'azienda del tuo comune accanto non è d'accordo, lato non si è fatto, interveniamo con un potere sostitutivo. Sapete che c'è quasi 1 miliardo di euro non spesi e tanti denari nei fondi europei su questo settore qui. Quindi un grande investimento sull'ambiente come elemento di ripartenza del nostro sistema, direi di valori prima ancora che economico. Lo sblocca burocrazia è molto importante perché poi Piercarlo nel dettaglio vi racconterà alcune delle iniziative che abbiamo in testa sulla finanza di progetto, sulla defiscalizzazione, sulla bancabilità dei progetti, sui contratti di partenariato pubblico-privato. In parte era già uscito qualcosa del vostro incontro, ma credo che sarà opportuno
che ci sia un ulteriore elemento di chiarezza, il potenziamento della Cassa Depositi e Prestiti, la riforma del codice dei contratti pubblici, in questo caso sarà fatto attraverso una delega, e la semplificazione, Graziano, delle procedure e delle responsabilità per l'utilizzo delle risorse europee su cui Graziano ha già iniziato a lavorare. Lo sblocca edilizia, la misura numero 7, sblocca edilizia, sia con la stabilizzazione dal 2015, quindi dalla stabilità del prossimo anno dell'ecobonus, ma soprattutto con una gigantesca operazione di efficientamento energetico, sia degli immobili pubblici. Noi spendiamo 5 miliardi all'anno di bolletta energetica, è allucinante, sia attraverso bonus per gli interventi privati, in quel caso la bolletta è di 45 miliardi, non di 5. Sgravi fiscali per gli investimenti in abitazioni in locazione, quindi grande investimento sulla edilizia, perché l'edilizia è il settore che ha perso credo 500.000 più o meno di posti di lavoro, un settore che vive la difficoltà più grande. Lo sblocca export con il piano Calenda, Federica lo illustrerà, per la internazionalizzazione delle imprese e l'attrazione di investimenti esteri, sia sui voucher, la piattaforma dell'e-commerce per le PMI, il grande investimento sull'agroalimentare, che è uno dei settori che potrà attirare di più, non soltanto perché c'è Expo, ma perché siamo leader nel mondo, non soltanto nell'aspetto agroalimentare, ma nella filiera, macchinari e non solo. Poi abbiamo chiamato una norma, la numero 9, sblocca Bagnoli, in realtà riguarda l'area Falc a Taranto, progetti di rigenerazione urbana, però se diciamo progetti di rigenerazione urbana sbadigliano tutti. Sblocca Bagnoli, ma vi rendete conto che noi abbiamo uno dei luoghi più belli al mondo, che è Bagnoli, e che vive una situazione di contraddizione da quanto? 20 anni tutti, ma forse anche di più, sì, come qualcosa di più di 20 anni. Norme ad hoc, semplificate e trasparenti, perché nei progetti di rigenerazione di area urbana dal 1 di settembre si possa dare il via immediatamente alle operazioni di recupero, che ha sia un valore keynesiano di investimento che un valore direi simbolico, civile e culturale di ripartenza. Infine, lo sblocca energia, perché io credo che sia assurdo che noi discutiamo dell'attrazione di energia, attrazione più correttamente dell'acquisto energetico che facciamo dalla Russia all'Angola, al Mozambico, e non sfruttiamo ciò che abbiamo in Basilicata, in Sicilia. È un progetto, quello di Asso Mineraria, che ha dei numeri davvero molto molto importanti, perché prevede degli investimenti nazionali e internazionali per oltre 17 miliardi di euro in prospettiva, ovviamente sull'arco dei prossimi lustri, perché si tratta di un investimento che ha un valore di 20 anni, con un effetto sull'occupazione davvero rilevante, un risparmio energetico in bolletta che è molto significativo, quindi occupazione in zone di talvolta difficoltà. È chiaro, bisogna uscire dalla sindrome del no. Sentivo l'altro giorno in Senato urlare: non si può, non si può, non si può. Ora non voglio fare citazioni americane con il mio inglese ben conosciuto, ma noi siamo esattamente quelli del sì, si può fare. Basta con questa logica del no, non si può. Ecco perché io credo che questo pacchetto, che poi andiamo nel dettaglio adesso a illustrarvi, credo sia un pacchetto davvero significativo e interessante, e sul quale siamo a disposizione per intervenire e per ragionare insieme a voi. Non è uno sblocca cantieri semplicemente legato alle infrastrutture, è un tentativo di scatenare le energie dell'Italia. Se siete d'accordo, prenderei 3 o 4 domande, posso anche immaginare su che cosa, e poi nel merito, partendo dalle riflessioni che abbiamo fatto, i ministri sono a vostra disposizione anche per raccontare come le regole più facili e semplici, come gli interventi sul territorio e sui cantieri. Che domande ci sono? Ne prendiamo 3 o 4. Il dito più veloce è Angela. No. La Borg Le Femme, prego, come signore. Noi siamo. Non me l'aspettavo.
Perché oggi si è riaperto, mi pare di capire, un tavolo di dialogo perlomeno con SEL, che ha presentato 6.000 emendamenti. Dopo la rottura degli scorsi giorni si è riaperto un canale. Mi chiedevo se, siccome arrivano notizie positive, se questo canale può riaprire la questione delle aperture, delle alleanze sulla quale lei ieri ha mostrato segnali appunto di rottura in direzione PD. Uno, due? Non sulle riforme però. Si collega a questo punto. Ho l'elenco di sensi che mi ha già fatto. Sì, no. Mi chiedono di Contarelli, della Mogherini, sì, dei Marocci, ma ha fatto tutto l'elenco, quindi. No, quali sono i margini di manovra precisi su cui si può incentivare questo però, dialogo? Vi giocate una domanda così. Vabbè, due, poi basta, non volete sapere. Visto che ha nominato i Marò, sembra un argomento un po' dimenticato, invece insomma, ci piacerebbe sapere a che punto sta quella trattativa. Se c'è, è in piedi. Le ultime due? Vai. Ma voi venite anche in Egitto domani, per caso? Sì. No, visto che appunto ha citato quelle non si può che è stato detto in Senato, e visto che ci sono sul tavolo da qui nei prossimi mesi provvedimenti importanti sul lavoro, sull'economia, che rapporto pensa di avere appunto con questo Parlamento fino a quando il governo riesce a porre dei provvedimenti e poi in qualche modo vengono rallentati? Bene, se non ci sono altre domande, l'ultima? Vai. Sì, però, poi chiede soltanto, lei ha parlato di altri 5 passaggi, no? Quindi che timing dà per la fine di questo processo di riforme? E se lei pensa che questo sia stato il passaggio più difficoltoso e gli altri saranno più semplici se si è definito tutto? Parto da questo tema delle riforme per dirvi che noi stiamo mettendo mano alla Carta Costituzionale. Non stiamo facendo un emendamento a un decretino. E abbiamo scelto di partire dalla riforma più complicata, più difficile, sulla quale è normale avere discussioni. Noi non abbiamo mai chiuso al dialogo, sempre. Quando il senatore Vannino Chiti, che pure come sapete ha posizioni anche molto distanti dalle mie o io dalle sue su questo tema, ha aperto a una proposta di mediazione, noi ci siamo detti disponibili. Però credo che non serva adesso riaprire la pagina degli ultimi giorni. Noi siamo disponibili a dialogare con tutti, partendo però da un presupposto: l'Italia deve realizzare le riforme. Perché se l'Italia realizza le riforme, fa una cosa giusta per il Paese, acquisisce credibilità nei confronti dei partner europei e internazionali e soprattutto la politica che riforma se stessa, questo sta avvenendo al Senato, ha l'autorevolezza per chiedere a ciascuno dei soggetti sociali protagonisti in Italia di non chiudersi nella difesa dei corporativismi. Ma vi rendete conto che ci sono dei senatori, che sono dei senatori straordinari, che stanno facendo mezzanotte tutte le sere, prendendosi anche talvolta degli insulti, come è accaduto in queste ore, che stanno difendendo il superamento del Senato come lo conosciamo adesso. Qual è l'immagine più bella di un paese che non ha paura dei corporativismi come questa di questi senatori? Io non la vedo un'immagine più bella di questi senatori qua, perché la dimostrazione è che la classe politica può cambiare. E se può cambiare la classe politica, devono cambiare i dirigenti, i burocrati, i sindacati, le rendite di posizione, i lobbisti, tutti dobbiamo cambiare. Questo sta accadendo al Senato. In più sta accadendo che si cambia il meccanismo del modo con cui si fanno le leggi, quindi si evita di avere questo eccesso di decretazione d'urgenza. Sta cambiando che finalmente sugli investimenti di cui parliamo cambia il ruolo tra regioni e Stato. Oggi ci sono delle norme per cui se in quella regione puoi intervenire e il grande gruppo imprenditoriale straniero ha paura perché nella regione accanto le cose non funzionano allo stesso modo. Sta accadendo questo con la riforma. Sblocchiamo tra le altre cose la vicenda del TAP in Puglia. Sblocchiamo tra le altre cose il potere di veto delle sovrintendenze. Le sovrintendenze hanno diritto di dire dei no, ci deve essere un soggetto che va in appello rispetto alla decisione della sovrintendenza. Potrei quindi fare molti esempi contenutistici sul perché non si tratta semplicemente di una riduzione del numero delle persone che faranno politica, che è già iniziata con le province,
ma si tratta di una modifica delle regole del gioco in cui la politica dimostra di essere in grado di cambiare. Io considero questo passaggio sulle riforme molto importante. Ho detto che è un po' il PIN per accendere il telefonino, poi viene tutto il resto. Riforma giustizia, fisco, semplificazione, innovazione, scuola, cultura, competitività, infrastrutture, eccetera, eccetera, eccetera. Quando passano le riforme, difficile naturalmente dirlo, direi che siamo fiduciosi sul fatto che la prima lettura in Senato possa essere completata la settimana prossima. E naturalmente, ove questo avvenisse, sarebbe un segnale molto importante. A quel punto torna alla Camera, poi dovrà fare un altro passaggio al Senato, se come credo ci saranno modifiche, e a quel punto scattano i 3 mesi di tempo perché la legge costituzionale sia di nuovo valutata dai 2 rami del Parlamento per essere poi definitiva. Però non sarà definitiva, lo ribadisco qui in modo formale, credo che se serve il governo sarà pronto a farlo in sede parlamentare con un impegno solenne di fronte al Senato. La maggioranza che sostiene questa riforma è disponibile, anche se avesse i numeri nella fase dell'ultima lettura, a farle mancare qualche numero del quorum necessario per andare a un referendum confermativo, cioè per dire che sulla Costituzione l'ultima parola ce l'hanno i cittadini. Però è un risultato, credo, francamente positivo. La brutta pagina che è stata scritta ieri ha impedito di sottolineare anche gli aspetti positivi, come il fatto che per la prima volta c'è un voto che dice il superamento del bicameralismo perfetto. Sono anni che si cerca di arrivare a questo obiettivo. Questo sulle riforme. Rispetto ai partiti politici, qui io sono nella sede istituzionale del governo, credo che sarebbe scorretto discutere di politica. Mi auguro soltanto, questo lo posso dire, che l'apertura che oggi è arrivata dalla maggioranza istituzionale, quindi la maggioranza che comprende anche Forza Italia, oltre che i partiti della maggioranza che sostiene il governo, e dal governo stesso con gli interventi in aula, sia un segno di apertura vero che possa essere apprezzato, così come noi apprezziamo il tono che alcune delle opposizioni a questo disegno hanno avuto nelle ultime ore. Quindi io mi auguro che il clima torni un clima in cui si possa dialogare, discutere, non essere d'accordo, perché è normale che questo ci sia, magari fare reciprocamente ascolto, darsi reciprocamente fiducia nell'ascolto, ma arrivare al risultato. Per me è importante far capire e far vedere che noi le riforme le facciamo davvero, perché queste servono all'Italia, non servono a noi. Sul tema delle riforme spero di aver detto tutto, mi sono dimenticato qualcosa? No, direi. C'era il tema dei Marò. Noi non soltanto non dimentichiamo questa vicenda, ma vorrei dirlo con molta franchezza, io ho molta fiducia nel nuovo governo indiano, nel nuovo primo ministro, nella sua, gli faccio i migliori auguri perché possa portare questa che è la più grande democrazia, dopo il passaggio elettorale più difficile, più numeroso, no? Del mondo, perché se non sbaglio in termini di elezioni le elezioni indiane sono quelle più numerose come affluenza. Gli faccio i migliori auguri perché riesca nel suo proposito, nel suo programma e nella sua visione per il futuro dell'India e dell'Asia. Ho molta fiducia anche che questa discussione sia affrontata e risolta sulla base del diritto internazionale. Ci sono le condizioni per, io credo, reciprocamente affidarsi tra due paesi che sono due paesi storicamente amici, due paesi che hanno tutte le condizioni di partnership economica, di partnership culturale, talvolta di partnership anche, come posso dire, valoriale, perché c'è una, nel rispetto delle diverse culture, c'è un rapporto molto forte, storico, di tante nostre città con altre città dell'India, e quindi io credo che non soltanto non ci siamo dimenticati, ma auspichiamo
che il governo amico di New Delhi abbia nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, la possibilità di affrontare insieme questa vicenda e di recuperarla a una dimensione di collaborazione nel rispetto delle norme, perché noi non stiamo chiedendo altro che si eseguano, si rispettino i trattati internazionali e le regole del diritto internazionale. C'era un'altra domanda? No, non ho altre però rapidissima, perché poi c'è da spiegare proprio per Chiominto, agenzia ANSA. Credo che quando lei dica che gli italiani possono andare in vacanza tranquilli, si riferisca al fatto che forse non si troveranno una manovra lacrime e sangue quando ritornano, nonostante lei ieri ha fatto un accenno al rallentamento dell'economia. Volevo però chiedere, rispetto alla messa a punto della legge di stabilità, sulla quale so che avete cominciato a lavorare, lei ieri ha parlato di 16 miliardi di possibili incassi della spending review. Penso che questi saranno... Ha parlato di 16 miliardi di possibili risparmi della spending review. Pensa che questi possano essere sufficienti per la manovra del prossimo anno, nel quale bisognerà stabilizzare gli 85, il bonus di 80 euro, correggere un po' il deficit per il rallentamento dell'economia e anche rispettare le promesse che ha fatto, tipo estendere il bonus a pensionati e partite IVA? Bene, le rispondo nel merito senza entrare sul ragionamento della legge di stabilità, poi se vorrà sarà per Carlo a intervenire ancora, ma abbiamo appena iniziato un lavoro che però è un lavoro a mio giudizio molto positivo. Noi abbiamo da diverse settimane dei numeri altalenanti, abbiamo dei dati molto buoni per esempio sullo spread e dei dati inferiori alle attese sulla crescita. Abbiamo dei dati sull'occupazione che tornano a vedere più occupati, sia nel mese di maggio che nel mese di giugno, ma tuttavia la percentuale dei nostri ragazzi che non trovano lavoro è troppo alta. Abbiamo un indice di fiducia delle imprese che continua a essere molto interessante e tuttavia non abbiamo ancora dei segnali di ritorno della propensione al consumo che ci sembrano invece possibili, pensando per esempio a quanto è cresciuto il risparmio in questi mesi, cioè il risparmio sta crescendo. Abbiamo grandi investitori internazionali che stanno pronti a mettere soldi in Italia, magari anche per motivi diversi, perché magari hanno dei problemi in altri mercati, non lo so, perché comunque la situazione internazionale è più complicata, perché i tassi, sono tutte questioni su cui sicuramente Piercarlo potrà intervenire con molta maggiore attenzione, però c'è una domanda degli investitori internazionali che si trova lui quando fa missioni internazionali o che semplicemente vediamo nei risultati. Ieri l'investimento ad esempio di un'importante realtà cinese, quanto vale? 2 miliardi? 2 miliardi. Di circa 2 miliardi di euro su un pezzo della nostra economia e ne arriveranno altri. Quindi sono dei dati che non sono dati univoci. Su questi evidentemente il dato della crescita è un dato che noi aspettavamo più alto in linea con tutte le previsioni dell'Eurozona e che purtroppo ancora non è quello che noi aspettavamo, motivo per il quale cercheremo di lavorare con ancora maggiore determinazione e decisione. Poi c'è un grande tema di politica europea, cioè se questi dati non sono granché, sicuramente c'è una questione che riguarda il nostro paese o altri paesi e l'Italia ha le sue vicende da affrontare e le sta affrontando, però, perché il tema della giustizia, il tema del fisco, il tema del lavoro, il tema delle infrastrutture, il tema della competitività, che mi sono scordato, il tema della pubblica amministrazione, il tema della giustizia civile, una delle cose che per Carlo tutte le volte mi dice tornando da lei, dice guarda la prima cosa che mi chiedono è riforme, diciamo, le regole del gioco e giustizia civile, che sembrano due cose che di per sé non hanno a che fare con l'economia e la competitività. Ma queste cose noi le stiamo facendo. Poi io penso che ci sia anche una grande questione che riguarda l'Eurozona. E quando vado a chiedere in Europa, e va Piercarlo nei suoi tavoli, e vanno gli altri ministri nei loro tavoli, a discutere di un cambio della politica economica in Europa, non lo chiediamo perché, vedete, gli italiani vogliono sforare. Noi rispettiamo gli impegni. Lo chiediamo perché ci sembra che
il PIL degli Stati Uniti fa più 4 nel secondo trimestre, se non ho visto male. Come più? Vediamo. Vediamo. Mercoledì ci sono i dati. Anche se fosse meno, non è questo il punto, anche se fosse più, cioè poi non devo dirlo, Calenda mi ha severamente redarguito l'altro giorno perché ho detto che uno 0, non cambia, non è che non cambia dal punto di vista economico, non cambia rispetto al fatto che noi dobbiamo comunque impegnarci, cioè che sia lo 0 o lo 0,6, noi dobbiamo comunque fare di tutto per rimettere in moto l'economia italiana. Allora, ho fatto tutta questa lunga premessa per dirle che cosa? Che agli italiani possiamo dire tante cose, ma gli italiani sanno perfettamente da soli quello che sta accadendo, che c'è una domanda d'Italia nel mondo straordinaria, 800 milioni di nuovi consumatori si affacciano al mercato globale e chiedono qualità, l'Italia può dargliela, però bisogna organizzarsi meglio. Gli italiani sanno perfettamente che se proprio figlio rimane magari con un contratto a tempo del decreto Poletti, io ho ricevuto diverse email di ragazzi che mi hanno detto noi siamo tornati a lavorare purtroppo con il decreto Poletti, però anche per fortuna con il decreto Poletti, purtroppo perché non è a tempo indeterminato, ma per fortuna perché se non c'era il decreto Poletti questi stavano a piedi adesso, o comunque dovevano aspettare un po' di tempo. Le cose si stanno rimettendo in carreggiata e quindi non c'è nessuna stangata in arrivo, anche perché, fatemelo dire perché sennò non ci si capisce più, io per primo, la manovra che abbiamo fatto a marzo non è stata una manovra per mettere tasse, ma per toglierle. È la prima volta che c'è stata una riduzione importante del cuneo fiscale. Saremo in grado di garantire gli 80 euro a chi li ha avuti? Sì. Sì. Saremo in grado di estendere la platea? Non sono in grado di garantirla. Ci proveremo. Ci proveremo. Abbiamo altre spese da fare? Sì. Da dove vengono queste voci del risparmio di spesa di 16 miliardi? Dai dati che ci ha dato il commissario alla spending, anche ce l'aveva dato prima, credo. Aveva fatto uno schemino di Excel appena arrivati e ci aveva detto che per il 2015 occorrevano 16 miliardi, che vuol dire un punto di PIL più o meno, no? Quindi l'1% del PIL, prima che il PIL venga modificato dalle nuove regole del gioco che ragionevolmente dovrebbero vedere, credo, aumentare un po' questa quantità, però voilà, questa è una cosa importante ma non da affrontare adesso. Ecco, tutto questo per dirle che noi andiamo avanti, faremo la stabilità, la faremo con grande convinzione e determinazione. È chiaro che ci sono delle voci c'è un risparmio della spesa fattibile, ma vi sembra normale che tutte le pubbliche amministrazioni abbiano i CED che hanno, i centri di elaborazione dati che hanno? Vi sembra normale che ci sia una bolletta energetica di 5 miliardi degli immobili pubblici? Vi sembra normale, potrei andare avanti a lungo, che ci siano spese disaggregate per singoli centri di costo eccessivi? No, questa cosa qui la metteremo in ordine. E mettendola in ordine spero che avremo, stando naturalmente attenti a non impattare sull'economia, perché quando fai una riduzione di spese è naturale che ci sono meno denari. Ho chiuso. Questa operazione che adesso verrà illustrata, per me è molto importante, incrocia un altro dato economico di cui non abbiamo discusso, due dati economici. Il primo è che Juncker si è impegnato a tirare fuori 300 miliardi di euro di investimenti e noi diciamo che siamo molto juncheriani su questo, non possiamo non dirci juncheriani. Ora però aspettiamo anche che lui ci dica dove li prende, che è normale che ci siano gli strumenti di finanza per la crescita che sono molto molto e per gli investimenti. Secondo punto, ci sono 200 miliardi di euro che in forme un pochino meno dirette, comunque le banche italiane, le banche dell'Eurozona potranno avere dall'operazione studiata da Francoforte, non possiamo non dirci draghiani, e in questo credo che offrire dei progetti concreti con gli strumenti finanziari che il MEF ha studiato insieme al MIT, con i fondi europei, con le misure per la competitività, consentirà davvero una grande operazione che efficienti l'Italia, sblocchi le energie,
e rimette anche in moto un pochino di speranza, perché lasciatemelo dire, questo è quello che noi avvertiamo come l'elemento chiave: sbloccare la burocrazia per consentire a chi vuole investire di farlo. Stamattina, tra l'altro, ma lo dirà Maurizio, abbiamo fatto un bel CIPE, abbiamo tirato fuori i soldi per la defiscalizzazione della pedemontana, quasi 500 milioni per l'Aquila. Io sarò all'Aquila nelle prossime settimane. Abbiamo tirato fuori i soldi, 20 milioni di euro, mai non potrei dimenticarli, per Piombino. Abbiamo investito su alcune opere pubbliche interessanti, ma l'elenco di queste credo che sicuramente Luvi potrà farlo molto meglio di me. Grazie di cuore. Maurizio. Sì, buonasera, e cerco appunto di, per quanto riguarda il lavoro che abbiamo fatto comunque insieme, sia con la Presidenza del Consiglio che con il Ministero dell'Economia, che con il Ministero dello Sviluppo Economico, appunto sono stati sintetizzati nei 10 punti esposti dal Presidente del Consiglio. Cercheremo ovviamente, come ha detto il Presidente del Consiglio, presso il sito, nel sito della Presidenza del Consiglio saranno non solo identificati e si troveranno per i giornalisti, ma anche per chiunque, le associazioni di categoria, coloro che vorranno e che ci stanno ascoltando vorranno fare proposte in merito ai 10 punti, ma ci saranno anche i dettagli di ogni singolo punto, che adesso in maniera molto veloce e sintetica cercherò di esporre con delle esemplificazioni, degli esempi. Il primo punto su cui abbiamo lavorato, che è sintetizzato dalla parola sblocca, è lo sblocca cantieri. Prima ancora che di risorse nuove, l'Italia ha bisogno di sbloccare, consumare, cantierare, effettivamente realizzare risorse che sono già state stanziate e che non vengono spese. Sono state stanziate che non vengono spese per opere che sono essenziali per la competitività, per la qualità della vita dei cittadini, per la possibilità di legare intere zone del nostro Paese. Il primo gruppo, quindi, sblocca cantieri con risorse, l'abbiamo definito, con risorse già allocate. E troverete una piantina che è esemplificativa, perché questa voce non riguarda solo il Nord o solo il Sud, riguarda l'intera Italia. Ci sono opere importantissime che hanno risorse stanziate ma che sono bloccate perché in attesa di autorizzazioni o sono in attesa di procedure o hanno procedure che si dilungano nel tempo. La somma di queste opere vale 30 miliardi di euro. 30 miliardi di euro sono stanziati dal bilancio dello Stato, 30 miliardi di euro non diventano realizzazione, quindi cantieri, quindi impulso all'economia, quindi lavoro e occupazione, perché i tempi sono, le procedure sono troppo lunghe. Facciamo alcuni esempi per capirci. Un asse fondamentale non per il Sud ma per l'intera Italia è la realizzazione dell'alta velocità Napoli-Bari. Per la Napoli-Bari, tra l'altro, il sottosegretario Del Rio sta seguendo tutto il tema dei fondi europei, sono già stanziati 4 miliardi e 446 milioni di euro. La Napoli-Bari è l'alta velocità e l'alta capacità che collega per un paese moderno due parti del paese. Non è pensabile che il Tirreno e l'Adriatico non siano collegati. La prima pietra, se non interveniamo, cioè la prima opera, il primo cantiere, partirebbe nel 2018. Non è accettabile. E noi diciamo che la prima opera, attraverso un intervento quindi di semplificazione, di snellimento delle procedure, una norma che ovviamente è prevista per decreto e che sarà contenuta nel decreto, dovrà partire nel novembre del 2015. 4 miliardi e 400 milioni, ma non sono solo i 4 miliardi e 400 milioni, ma sono il valore che quest'opera ha per l'intero sistema paese. Una seconda opera, anche questa identificata nel Sud. Noi tutti sappiamo che la Sicilia, uno dei punti di maggiore precarietà della Sicilia nelle infrastrutture, è il collegamento ferroviario. C'è un'opera che è prevista, che è stanziata, che è coperta dai, Graziano lo sa bene perché l'abbiamo visto in diverse riunioni, 5 miliardi e 200 milioni di euro per la realizzazione sempre della ferrovia Catania-Messina-Palermo. La prima pietra dovrebbe essere messa nel metà febbraio-marzo 2017. Non possiamo accettare questi tempi,
saranno accumulate ovviamente nella norma sia la Napoli-Bari che la Messina-Catania-Messina-Palermo, e il cantiere dovrà partire a metà del 2015. Ho esemplificato, ho fatto due esempi di questa norma, ma troverete addirittura 14 opere che danno 30 miliardi di euro, che sono stanziati e che sono ovviamente e che non sono realizzati. Faccio un altro esempio per dire come sarebbe invece semplice, qui non si tratta di commissariamento. C'è un'opera che ha visto grandi discussioni all'interno del nostro territorio, tra comuni e comunità locali, regioni o province. L'autostrada Valdastico ha stanziato risorse da privati, nel senso che non le mette il pubblico, per 1 miliardo e 31 milioni di euro. In questo caso la legge prevede che ci sia un'assunzione di responsabilità. Da dove gli enti locali non sono d'accordo, il CIPE e il Consiglio dei Ministri devono decidere. Decidere e finalmente prendere una decisione che da anni si aspetta, con consapevolezza, vuol dire sbloccare un miliardo di euro. Dire sì vuol dire andare in questa direzione. Gli effetti anche occupazionali sono fondamentali, perché noi sappiamo, a proposito del valore che hanno le infrastrutture, gli investimenti in infrastrutture, che queste opere producono occupazione. 30 miliardi di euro che nel corso, che i cantieri vengono messi in moto, ovviamente per le grandi opere o per opere di questo genere non durano un giorno o sei mesi, durano anni. E quindi troverete anche il valore occupazionale che questo provvedimento può avere. Poi c'è una seconda, che troverete sempre descritta in questa piantina, una seconda voce, che sono opere, che sono di lavori che sono già in corso, importanti, e che quindi hanno già occupati, che si stanno realizzando, ma che hanno bisogno di risorse continuative perché i lavori non si blocchino. Il tunnel del Brennero è un esempio tra l'altro di altissima tecnologia, di eccellenza italiana, si sta realizzando, ci sono 4.000 impiegati, lavoratori diretti e indiretti. Abbiamo già stanziato e si stanno consumando 1,5 miliardi di euro, abbiamo la necessità di garantire cassa in modo che i lavori vadano avanti. La quadrilatero Umbria-Marche, un'altra opera fondamentale per il centro del vale 650 milioni, la terza corsia dell'autostrada Venezia-Trieste, ma anche due opere minori che però sono altrettanto simboliche. Una riguarda la Sardegna, la troverete, e una riguarda l'Abruzzo. Sono simboliche perché? Perché ci troviamo in regioni importanti e ci troviamo in regioni dove le infrastrutture ad un certo punto si bloccano, finiscono. C'è una statale, la statale 291, che deve arrivare ad Alghero, che a un certo punto si blocca, e si blocca perché non ci sono più risorse, si sono finite. Con 81 milioni si collegherebbe e si completerebbe un asse infrastrutturale che non i politici, ma i cittadini, le imprese ci chiedono. Così come vale per l'Abruzzo, dove c'è un grande insediamento industriale. Il ministro Guidi si è più volte confrontato con la Fiat, lo stabilimento dell'area Val di Sangro. Non è pensabile che laddove c'è un grande investimento, un grande distretto industriale, non ci siano le infrastrutture che permettano, per esempio, alla competitività della logistica di competere. E troverete quindi stanziamenti anche per questo. Tutto questo pacchetto di questa seconda voce vede lavori in corso per 13 miliardi di euro, risorse aggiuntive che troverete, e quindi la logica che è stata seguita, la filosofia che è stata seguita dello sbloccare risorse attraverso norme che verranno ovviamente presentate, va in questa direzione. C'è un secondo punto, lo sblocca comuni, vado più veloce, anche qui trovate un'altra piantina impressionante. La Presidenza del Consiglio ha ricevuto 2.000 richieste di intervento da parte dei comuni, l'ha coordinato il sottosegretario, abbiamo provato insieme con la Presidenza del Consiglio a distribuirle per l'Italia. Vedete come le mappe sono omogenee e il 30%, il 35% di questi interventi all'inizio non ci chiedono minimamente risorse. Altri chiedono risorse, ovviamente, ma ci chiedono dateci la possibilità di sbloccare la norma, il patto di stabilità, eccetera. Dovremo lavorare in questo mese proprio per dare una risposta in questa direzione. Infine, sempre sullo sblocca, troverete, ed è una proposta che mettiamo al confronto, in particolare con i soggetti, c'è un'altra grande opportunità che avrebbe il Paese, non mettendo risorse pubbliche, ma semplicemente con le risorse dei privati, che è il tema delle concessioni autostradali in Italia.
noi abbiamo due grandi ordini di problemi: le tariffe, che continuano ad aumentare in un momento in cui non ce lo possiamo permettere, e investimenti che potrebbero essere fatti ancora di più a fronte aggiuntivi, in un confronto con l'Europa, di una proroga o allungamento delle concessioni o accorpamento o revisione del subentro. Abbiamo elencato, prima di ovviamente farlo per una norma, ci confronteremo con l'Europa, ma volevamo che anche su questo, c'è un punto dettagliato, si aprisse il dibattito. Se si andasse in questa direzione ci sarebbero investimenti aggiuntivi per oltre 10 miliardi. Poi c'è il grande tema, e qui invece vado velocissimo perché è stato più volte affrontato ed è stato uno dei punti forti dell'azione di questo governo, della manutenzione straordinaria, della messa in sicurezza del territorio, della messa in sicurezza delle nostre scuole. Anche su questo noi vorremmo nello sblocca Italia intervenire. Per quanto riguarda le infrastrutture, sblocca reti, infrastrutture digitali, qui abbiamo fatto un lavoro comune con il ministro Guidi, con il sottosegretario Giacomelli, velocissimo, c'è un punto che di un paese che è indice di un paese arretrato, questo vale in particolare per la competenza delle infrastrutture e insieme dell'economia e dello sviluppo economico, e cioè che non è pensabile che in questo paese si considerino le infrastrutture solo quelle tradizionali. La sfida del futuro sono le autostrade digitali, sono le reti, e noi abbiamo ancora norme che non prevedono che queste infrastrutture siano strategiche per il Paese e che quindi possano prevedere la stessa attivazione di facilitazioni a fronte di nuovi investimenti che hanno anche le infrastrutture che ho detto prima. La defiscalizzazione, noi oggi al CIPE abbiamo approvato un importante provvedimento che è la defiscalizzazione della pedemontana, cioè finalmente il contributo non è diretto da parte dello Stato, ma è indiretto, nel senso che dice è un'opera strategica, i soldi sono dei privati, noi non ti facciamo pagare le tasse, ma questa modalità e questa legge deve poter essere attuata anche per le infrastrutture digitali. Per il resto ovviamente parlerà più a fondo. Sblocca porti. Sui porti si è già aperta una grande discussione, vorremmo che in questo mese arrivassero anche i contributi da parte di tutti. I porti sono uno degli strumenti fondamentali per la crescita di un paese. L'85% delle merci passa attraverso i nostri porti, però non si può andare avanti in questo modo. 24 autorità portuali sono troppe, bisogna darsi una priorità strategica, bisogna collegare la portualità con la logistica, quindi noi proponiamo, e lo troverete, e sarà ovviamente nel decreto, ma accettiamo anche le proposte di tutti. Le autorità portuali si devono ridurre, si devono mettere insieme secondo distretti che sono portuali logistici, ci sono dei criteri che si troveranno, ovviamente su questo so che c'è grande dibattito, aspettiamo anche il confronto prima di prendere una decisione. L'autonomia finanziaria e gestionale, un piano strategico della portualità e della logistica, l'introduzione, questo è un elemento importante anche qui visto con la ministro Guidi, del rilancio della nautica e della portualità turistica nel nostro paese. Si apre la stagione estiva, non è pensabile che nel nostro paese decide, ed è una risorsa per tutti, di dormire una notte nei nostri porti venga considerato in maniera diversa da chi dorme magari nell'albergo a 30 metri di distanza. Verrà introdotta una norma che è già stata applicata da alcune regioni, tra l'altro, sui Marina Resort, abbiamo già anche su questo avuto il via libera da parte dell'economia, perché è un elemento che vale molto di più, molto di più del singolo provvedimento, è l'idea di un settore che diventa una ricchezza per l'intero paese. Sulle regole più facili e più semplici, quindi lo sblocca di Sesto detto, lo sblocca burocrazia, io per quanto di mia competenza dico solo e troverete che ci sarà un disegno di legge che sarà presentato nella riforma dei codici dei contratti pubblici, quindi io vado velocissimo, ma troverete ovviamente contenuti anche su questo. In particolare ne abbiamo discusso ieri in Consiglio dei Ministri tutti insieme, noi dobbiamo introdurre una norma che in termini tecnici è descritta come over design, ma che vuol dire una cosa banale e semplice. L'Europa ci dà delle regole, ci dà delle regole generali, condivise ovviamente da tutti i paesi europei, credo che in Italia sia un errore pensare che oltre a quelle regole se ne aggiungano parametri aumentano le regole che l'Europa ha posto. Siamo in Europa, costruiamo insieme quelle regole, ovviamente non ha senso che noi peggioriamo
nel senso che facciamo regole che sono addirittura più rigide, e su questo apriremo un confronto. Sull'edilizia io, e poi mi fermo, in parte lo ha accennato il Presidente del Consiglio, sblocca edilizia, ecobonus, la sfida che noi abbiamo, e la diciamo con chiarezza per questo governo, non è il consumo del territorio, non è l'espansione, ma noi abbiamo una sfida fondamentale, che è il recupero, che è la riqualificazione di un territorio che è già edificato. Semplifichiamo, sburocratizziamo, vedrete una norma sull'edilizia, sul regolamento edilizio unico, la semplificazione dei tempi, procedure, adesso non abbiamo tempo su questo, è evidente che questa è la nostra sfida, perché semplificazione, ma lotta all'abusivismo edilizio, cioè avremo questi due fronti, proprio mentre semplifichiamo, sburocratizziamo, incentiviamo in qualsiasi modo demolizione, ricostruzione, riqualificazione, ampliamento, eccetera, non possiamo accettare che si faccia ulteriore devastazione del territorio. Questo lo diciamo in maniera molto chiara e vogliamo andare in questa direzione. Ci sono anche due proposte che faremo e che vengono messe proprio anche per sbloccare il settore dell'edilizia, e sono quella degli incentivi per chi compra abitazione e quindi sblocca il mercato immobiliare per darlo poi in locazione a canone concordato, e per chi invece, questa è la nuova formula, compra la permuta per comprare una nuova casa, ha bisogno di ovviamente vendere la propria casa. Dobbiamo lavorare fiscalmente perché questa procedura possa essere più facile, perché questo rimette in moto un mercato che è molto semplice. Non abbiamo innanzitutto bisogno di costruire nuove cose, abbiamo innanzitutto bisogno, sul modello della Spagna, della Francia, di andare in questa direzione. Il modello, ne parlerà credo Del Rio, il modello Bagnoli e Taranto, però poi Bagnasco, sapete, io... È un lapsus genovese, perché col Cardinal Bagnasco siamo molto amici e poi con il Ministero della Difesa stiamo lavorando anche per la cessione e la valorizzazione di grandi patrimoni immobiliari. Questo può essere un meccanismo utile e un meccanismo molto importante. Spero di non essere stato troppo lungo, però era importante far capire, Graziano, che dietro quei 10 punti non ci sono solo 10 punti. Avremmo potuto fare anche ieri senza alcun problema il provvedimento, cioè il decreto, il disegno di legge, ma volevamo proprio per questo, invece, perché è importantissimo magari non solo confrontarsi ma anche ricevere suggerimenti e osservazioni che possano implementare il nostro lavoro. Grazie. Grazie allora al Ministro Lupi, che ha spiegato in maniera molto esauriente, credo, i punti salienti del provvedimento. Il Ministro Guidi, adesso per la parte di sua competenza. Prego, Ministro. Ma io velocemente vado sul piano straordinario del Made in Italy, per cui ringrazio pubblicamente il Vice Ministro Carlo Calenda, che è il vero motore, diciamo, di questo progetto. Due punti guida, diciamo così. Un punto percentuale in più di PIL, almeno, per quello che riguarda la parte di supporto all'export delle nostre aziende e attrarre flussi per almeno 20 miliardi di euro all'anno di nuovi investimenti. Come? Allora, 5 azioni per la parte che riguarda il mercato, chiamiamolo così, domestico, e 5 per quello che riguarda la parte export. Sostanzialmente le 5 azioni per il mercato interno sono sostanzialmente azioni di sostegno soprattutto per le piccole e medie imprese sotto forma di voucher e di formazione di temporary export manager, che sono le figure professionali che soprattutto per le piccole e medie imprese sono i motori che possono realmente portare almeno 70.000 imprese a esportare in maniera costante e continua verso l'export. E quindi avere queste figure professionali all'interno delle piccole e medie imprese e soprattutto continuare a formarne, perché altrimenti non sono sufficienti.
Diffusione di strumenti e-commerce, che sono diciamo le piattaforme naturalmente del futuro per quello che riguarda la promozione del Made in Italy, cioè una disperata e assoluta fame di Made in Italy nel mondo, e naturalmente noi dobbiamo aiutare tutte quelle che sono le piccole e medie imprese che sono eccellenti da un punto di vista di prodotto e di progetti a esportare questo Made in Italy nel mondo. Dopodiché il rafforzamento su scala internazionale, su scala globale, di quelle che sono le migliori, eccellenti esperienze fieristiche diciamo che noi abbiamo nel nostro panorama italiano. Dopodiché le azioni verso l'export, quindi accordi strategici con la grande distribuzione internazionale, ne sono stati già siglati anche alcuni recentemente durante alcune visite istituzionali, ad esempio in Cina, ma rafforzare, perché ci sono state esperienze recenti assolutamente positive, quelle che sono i piani di accordi con la grande distribuzione organizzata, naturalmente una serie di piani di speciali di promozione attraverso alcuni paesi considerati strategici, in primis naturalmente gli Stati Uniti, il grande volano rappresentato dall'Expo che deve essere utilizzato al massimo e al meglio per quello che riguarda l'impatto commerciale naturalmente che le nostre soprattutto piccole e medie imprese, ma tutte le filiere produttive del nostro settore industriale italiano possono avere, e poi appunto un roadshow strutturato per quello che riguarda l'attrazione degli investimenti esteri. Due parole su questo: noi crediamo, Carlo ed io crediamo profondamente che il sistema di attrazione degli investimenti esteri debba essere profondamente migliorato e razionalizzato. Abbiamo una grande, forte, importante struttura che è quella dell'ICE, c'è un piano di miglioramento, di efficientamento della struttura attuale dell'ICE, tutti i nostri principali benchmark europei, amici ma anche concorrenti, Francia e Germania in testa, hanno un'unica struttura che, scusate, porta fuori e porta dentro, questo è il messaggio, aiuta le imprese a essere nei mercati internazionali e aiuta gli investitori internazionali a investire nel paese, all'interno del paese. Noi questo vogliamo arrivare ad avere, è un unico numero di telefono al quale gli investitori internazionali possono chiamare per avere tutte le linee guida, tutte le informazioni per investire nel nostro paese. C'è una assoluta e totale necessità e fame, oserei quasi dire, di Italia nel mondo, e noi vogliamo cercare di attrarla al meglio attraverso un efficientamento di buone strutture che già abbiamo e che devono essere ulteriormente potenziate, efficienziate e razionalizzate. Tutto questo ha costi diciamo invariati, nel senso che non spenderemo un euro in più, efficienteremo e miglioreremo la struttura attuale. Il Vice Ministro Calenda sarà, come ho detto prima, il motore di tutto questo sviluppo verso l'esternalizzazione, l'export delle nostre imprese e soprattutto anche l'import degli investitori stranieri nel nostro Paese, e lì c'è un ingranaggio fondamentale di questo meccanismo che andrà e sarà ulteriormente potenziata ma anche efficientata nella sua capacità di espressione sui mercati. Come dicevo prima, il nostro obiettivo è di raggiungere un punto percentuale di PIL in più nell'export per quello che riguarda, grazie all'export per quello che riguarda il nostro PIL, e 20 miliardi almeno di importazioni in più nel nostro paese. Grazie Ministro. Ministro Padoan, prego. Grazie, buonasera. Vorrei dirvi alcune cose brevemente su due capitoli di questo ampio pacchetto. Il primo riguarda la finanza per le infrastrutture, il secondo il ruolo delle municipalizzate. Innanzitutto finanza per le infrastrutture. Qui vorrei ribadire un principio che sta anche alla base del cosiddetto decreto competitività, in senso più ampio, finanza per la crescita. La gran parte del finanziamento degli investimenti in Italia come in Europa sta nel mercato privato, solo che non sempre ci sono i meccanismi tali per cui domanda e offerta di finanziamento si incrociano. Per sfruttare queste risorse abbiamo bisogno di operazioni di semplificazione e di ridefinizione degli incentivi che producano da una parte la possibilità di
investitori di accedere a progetti e dall'altra la possibilità di costruire progetti, la cosiddetta bancabilità dei progetti. Spesso ci sono amministrazioni o imprese che sono in grado di produrre progetti di interesse, ma non ci sono risorse che accedono. Spesso succede anche l'opposto, ci sono risorse in abbondanza, ma non ci sono progetti bancabili perché non c'è capacità di progettazione. Quindi bisogna mettere insieme queste due cose e nell'ambito delle misure di questo pacchetto ce ne saranno molte che saranno sottoposte a valutazione pubblica in termini di finanza di progetto, di project bonds, strumenti di defiscalizzazione per il supporto del capitale privato per le opere pubbliche, riduzione della soglia di utilizzo della defiscalizzazione, centrali di committenza specializzate per l'affidamento di contratti pubblici e privati. Tutto questo può attivare e avviare svariati miliardi di investimento. È difficile fare una previsione, ma è sicuramente di dimensioni ragguardevoli. Questo naturalmente richiede anche semplificare i contratti pubblici in adeguamento alle nuove direttive comunitarie che sono ancora a volte da recepire e in più il coinvolgimento degli operatori come Cassa Depositi e Prestiti, il cui raggio d'azione può essere allargato e esteso al campo delle infrastrutture sia in termini di regolazione sia in termini eventualmente di costruzione di fondi specifici per queste operazioni. Semplificazione delle procedure e responsabilità per l'utilizzo delle risorse europee, si possono immaginare svariate decine di miliardi. Ripeto, tutto questo è coerente sia con le misure contenute nel cosiddetto decreto competitività, sia nel dibattito che è già iniziato a livello tecnico, a livello politico in Europa, su iniziativa della Presidenza europea, su come moltiplicare l'accesso alle risorse private, anche utilizzando risorse pubbliche, per esempio risorse della BEI o risorse delle cosiddette banche di sviluppo nazionali, per intenderci da noi la Cassa Depositi e Prestiti. Non entro nel dettaglio, ma l'esperienza di altri paesi dimostra che questa è la via da seguire. I mercati dei capitali sono pieni di risorse, a volte vanno nei posti sbagliati, con le scadenze sbagliate. C'è il bisogno di allungare le scadenze e gli orizzonti temporali dei progetti di investimento. Naturalmente gli investimenti in infrastrutture per definizione richiedono un investimento lungo, ma producono anche benefici a lungo termine. Il secondo e ultimo capitolo di cui vorrei dire qualcosa è quello dei servizi pubblici locali e delle municipalizzate. Qui c'è un problema, come dire, in senso lato di governance. La costellazione dei servizi pubblici locali a volte viene definita una giungla perché ce ne sono di vari tipi, di varia dimensione, alcune molto efficienti, altre assolutamente no. Quindi c'è il terreno propizio per un'opera di razionalizzazione di questo insieme, allo scopo, allo stesso tempo, di migliorare l'efficienza di offerta dei servizi pubblici locali, ma anche di valorizzare i servizi pubblici locali, eventualmente in vista della valorizzazione e della privatizzazione. In questo senso si possono immaginare varie forme di incentivi normativi, fiscali, ma anche, per esempio, norme legate alla fuoriuscita graduale ed ordinata del patto di stabilità interno, che è qualcosa a cui il governo sta lavorando. Si tratta di andare verso un regime che sia allo stesso tempo rigoroso e più efficiente dell'uso della finanza pubblica locale e questo strumento di passaggio può essere utilizzato anche per favorire l'aggregazione, facilitando o permettendo che l'uso che risorse derivanti da valorizzazioni in questo senso possono essere, per così dire, usate nel patto di stabilità interno con più flessibilità, tanto per usare un termine che è andato di moda fino a qualche settimana fa, adesso non più. E queste cose, e finisco, vanno viste nel loro insieme, se posso. Immaginate tutte queste cose che funzionano insieme. Non sono soltanto singoli progetti infrastrutturali o singoli misure specifiche legate a investimenti locali. Sono un insieme di fattori che fanno massa critica. Si diceva prima di una crescita che è ancora troppo debole rispetto alle aspettative.
Questo insieme di misure ha insieme, appunto, una enorme valenza macroeconomica, un'enorme valenza di impatto, ed è la strada che può essere perseguita senza uso addizionale di risorse pubbliche, mobilitando le risorse private, rendendo le regole più efficienti, più semplici, più snelle, più efficaci, più coordinate tra di loro. Quindi questo è un grande strumento di leva di sviluppo che siamo convinti darà frutti anche prima di quanto ci si possa attendere. Grazie Ministro. Bene, ci sono domande? Prego. Marzano Telenorba, volevo sapere qualcosa in più su Bagnoli, visto che l'avete accennato. Cioè. E poi il Presidente Renzi prima ha accennato anche a uno sblocca TAP, se mi sapete dire qualcosa. Ci sono altri? Bagnoli ha detto il Presidente, rispondo io, rispondi tu Maurizio. Bagnoli ha detto il Presidente già che cosa significa? Significa utilizzare le aree di rigenerazione urbana, le aree di potenziale rigenerazione urbana come modello per appunto attrarre investimenti, per questo però è possibile farlo solo se dai alcune garanzie sulle destinazioni d'uso, sul coordinamento delle procedure come citava adesso il Ministro, quindi su alcune Bagnoli è un paradigma di una serie di interventi che il Governo proporrà semplificati su grandi aree di rigenerazione urbana, ve ne sono un po' ovunque, dall'area Falchi in Lombardia a Taranto a Bagnoli, insomma fare progetti integrati di attrazione e di sviluppo. La seconda domanda era la TAP, nell'ottica dei progetti di energetici ovviamente ci sta anche il fatto di garantire che gli impegni presi su alcune grandi opere diciamo di approvvigionamento energetico vadano a buon fine. Bene, grazie, buon weekend.